Wahey, Cooch, ben ritrovati dal vostro Android Inc. 91 in questa prima prova di Yokai Watch Medal War. È un open beta e a quanto pare ci sono la prima ora di gioco, i primi 50 minuti addirittura ho letto. Ah, va bene, iniziamo. È il 29 marzo, sì. Quindi, capitolo 1. Quest. Ok. Shibanyan. Sì, vabbè, non è che posso perdere le ore a leggere quello che vuoi dirmi, Shibanyan. Scarichiamo i dati, ovviamente. 490 mega di dati? Che cosa succede? Cioè, ragazzi, io non so se voi sapete, ma 500 mega era un gioco per Nintendo DS. Mi sembra che il più pesante per DS fu Pokémon Bianco, furono Pokémon Bianco e Nero. E pesavano 512 mega. Qui davvero sfioriamo il ridicolo, ragazzi. Però a quanto pare possiamo andare avanti. Ah, ma ci fanno fare la conoscenza dei personaggi. Whisper il valletto. Gibanian, ovviamente, sempre Gibanian, il classico. Credo che Whisper faccia il valletto anche qui. Iniziamo il gioco allora. Lagga parecchio, lagga davvero parecchio. Ma probabilmente perché sto scaricando i dati insieme e sto registrando mentre sto renderizzando un altro video. Sto facendo un po' troppe cose insieme. Iniziamo. Allora, aspettiamo che faccia il download. Voglio aspettare, magari offre un'esperienza di gioco più completa e senza questo lag che è parecchio fastidioso. Perfetto, già sembra che vada meglio. Non voglio fare l'account, quindi andiamo. Connessione c'è. Ah. 人間と妖怪をつなぐ妖怪メダル。妖怪の活躍によって妖怪メダルのランクは決められ、この妖Sto怪ランクはriprendendo. 妖怪の地位とも言えるものであPerfetto. り、高いランクを得るため、ずっと妖怪たちは争い続けていた。妖怪たちの終わりのない争いで悩んでいたエンマ大王は、この事態を解決するため、ある賞品をかけて舞踏大会を開催することにした。賞品は絶大な力を秘めし、メダル。エンマ大王と同等の地位と力を得ることができる、その名は王者メダル。しかし、大会が開かれる前、悪い妖怪たちにより王者メダルは奪われてしまった。そして王者メダルをめぐり、悪い妖怪たちの間で大きな戦いが起きた。その中で王者メダルは邪悪な力の影響を受け、性質が変化してしまい、悪い心を増大させる災いのメダルになってしまった。そのメダルの力で妖怪たちの争いはさらに激しくなっていった。戦いの末、災いのメダルは粉々に割れてしまい、無数のかけらとなって世界中に飛び去っていった。しかし、かけらに宿った邪悪な力は弱まることはなかった。つまりこれは大きな戦いの始まりだったのだ。全てが混乱に陥った今、エンマ大王は世界を救う者を探すべく、新しい舞踏大会メダルウォーズの開催を宣言する。メダルウォーズを勝ち抜き、世界を救うのは誰なのか。Se ho ben capito, dobbiamo trovare. Non ho capito bene una parola, se è frammenti o se è proprio la moneta tante monete del male. Mi sembra che devo trovare tanti frammenti del male per poi, appunto, usare la pietra di Emma, la pietra del principe, perché Oja è principe. Osha-sama dovrebbe. Osha dovrebbe essere principe, se non sbaglio. E poi sconfiggere, appunto, le forze del male. E beh, scegliamo il personaggio maschile, ovviamente, no? Ah, oh, bene, taglio di capelli e. Ma scegliamo un taglio così, che. Così va, che mi piace molto così. Questa qua con sopracciglioni. Vabbè, così dai. Mi piacerebbe questa maglia, anche se questa. No, con la camicia che esce di fuori, dai pantaloni non mi piace. Dalla maglia non mi piace. Questa qui invece sì. Pantaloncini? No. Pantaloncini li portavo quando ero un frechè, un bimbetto. In panda facciamo tinta con
tinta più o meno, insomma, le scarpe sono color oro, a vederle qui sullo schermo. E va bene così, nome. Facciamo Link, anche se nelle nuove avventure a me piace sempre chiamarmi col mio nome Andrea, proprio perché mi piace immedesimarmi nel personaggio che va a vivere la storia. Però mettiamo Link tanto per il canale, insomma. Dai, stavolta la facciamo passare. Wow. Certo che ha... succede? Stavo per dire, ha un feeling diverso da Yo-Kai Watch per DS, ma è fantastico. Ce l'ha un feeling diverso, ma è bellissimo comunque sia. Oh, Patizomo incontriamo, malvagio. Cos'ha quello di Akai? Posseduto, certo. Quell'umano? Riesce a vedere gli yokai? Sì, riesco a vedere gli yokai. Devo salvarlo, ok. Se parlano è più facile, mi riesce più facile capirlo. Tu riesci a vedere gli yokai? Ok, sì, questo si capisce. Mi rimane più facile parlato piuttosto che lo scritto. Sì, perché guardando anime, insomma, tu leggi i sottotitoli in italiano, però senti parlato in giapponese, quindi alla fine riesci a collegare bene o male le frasi in giapponese a quelle italiane. E sentendolo mi è più facile capirlo. Ah, devo inseguire Padezoma? No, cosa devo fare? Ma... che succede? È il mio amico Padezoma. Ah no, ecco, mi sembrava strano infatti. Wow, devo tappargli sopra? Tappo. Ok, vediamo un po' cosa ci dice. Tanto la prima è guidata. Ah no, fanno da soli? Posso provare a fare qualcosa? Quindi? Ah, l'Energy Max, bene. Ah, devo toccare i miei alleati per fare... Sì, fammici premere. L'Energy Max, eccolo. Ah, bene, è carico. Wow. Oh, ma c'è Gibanyan. Wow. Ok. Change. Ok, posso cambiare yokai, bene. Dai, quanto parlate però. Ah, ok, posso il suo, ok, perfetto. Posso usare l'Energy Max? Perfetto, tutti quanti pronti, vai. Fate un disastro, sì. Sì, vai così. Alla grande. Bravi. Sono un po' troppo vicino al microfono, ecco. Ottimo lavoro, ragazzi. Così mi piacete. Bene. Oja Medaru. Sì. Le tue medaglie. Bene. Lo Yo-Kai Watch. Ho tirato lo Yo-Kai Watch. Perfetto. Ah, io massiti. Oddio. Basta che non fai whistle ogni volta che premo. E tu basta che non fai are. Meno male. E basta. Perché urla di continuo? Certo che però anche su Yo-Kai Watch 3 dava parecchio fastidio, eh. Lasciatemelo dire.
È divisa, quindi devo trovare i vari yokai, sconfiggerli e poi appunto riuscire a farli tornare buoni in qualche maniera. Non c'ho voglia di leggere, Whisper, per favore. Ok, qua è l'accampamento dei miei yokai. Ah, quindi adesso abbiamo amici Jibanyan ora, tra gli amici. Mi fa piacere sta cosa. Abbiamo anche Pulishido. Avanti, istruiscimi, Whisper, visto che c'è sempre voglia di parlare. Ecco qua, la mappa. Primo capitolo. Sinceramente, un po' di hiragana mi avrebbe fatto comodo lì, eh. Giusto tanto per farvelo sapere. Ok, uno vuole l'avventura e uno vuole le barrette di cioccolato. Perfetto, che ci aspetta ora? Non so quanto tempo di gioco sia effettivamente. Io ho letto in genere intorno ai 50 minuti, neanche un'ora. Poi varia da persona a persona, credo, però. Possiamo spostarci! Livello 1. Ah, ma dobbiamo fare tipo delle aree? E affrontare i vari yokai delle varie aree? Stato! Sì, ho visto. Perché devo fare qua, Whisper? Ah, posso mettere altri yokai in squadra. Ne ho solo 5, posso averne un massimo di 6. Yokai Watch, praticamente. Tomodachi! Ah, bene! E posso metterlo al suo posto. Perché? Non lo so, però. Cominciamo. Cominciamo con l'Energy Max carico, perché ho visto che avevano il simbolo dell'attacco già bello illuminato. Quindi se cominciassimo con l'Energy Max carico, la battaglia finirebbe subito. Ma effettivamente è così? Bello però. Ok, fammi capire. Ok, praticamente per cambiare, ma ah, già posso. Ah, qui. Aspetta, posso portarlo qui e poi qui. A cosa serve? Non ho capito cosa ha fatto, ma ok. Perfetto, abbiamo l'Energy Max. Sembra che sia carico l'Energy Max, già a iniziare dal combattimento. Ci bagnano allora, poi pensaci tu, no? Ah, 2 di 3, bene. L'equilanciere è pronto. Ah, poi a parte non serve, contro questo. Ok, ora serve. Ah, non è carico ancora. Va bene. Poi comunque sia quando uscirà il gioco completo leggerò meglio, perché qua mo è giusto una demo, non ci sarà granché. Sì, ti imparano le basi come nel gioco normale, però, insomma. Eccolo. Finito il boss. Sembra che faccia un peto quando non sono carichi. Ok, la medaglia oscurità, sì. Del male oscura. Warui sarebbe male, però non è Warui. Ci sono gli yokai malvagi che hanno la medaglia del male, ecco. Quella sarebbe la giusta. Bene, abbiamo preso un po' di roba, punti e cose varie, un po' di moneta a quanto pare. Ah, abbiamo delle monete bucate, dovrebbero essere. No, quelli sono gli yokai, ma in teoria quella moneta bucata sarebbe un vero yen giapponese, ma Yokai Watch è un po' diverso dalla realtà, molto diverso.
Abbiamo anche gli yokai wanted. E no, allora, io personalmente io prenderei qualcuno in squadra tipo Pulishido. Perfetto, iniziamo allora. Ah, ma c'è anche l'energia! Meno 2 di energia consumiamo. No, che seccatura questi giochi così. Cioè, no, ragazzi, questi giochi così sono una seccatura. No. Stavo pensando di portarlo in live, ma così è una seccatura tremenda. Che noia. Perfetto, ah, si comportano benissimo anche senza Energy Max e cose varie. Spero che un po' di energia per i combattimenti si possa raccogliere appunto vincendo i combattimenti, sconfiggendo i nemici. Se no, ragazzi, è grave la cosa, Bene, mi tengo Shibanyan per questi due. E metto Traghetto, così posso andare subito col suo Energy Max, almeno al boss. Leo Fuoco, bene, bene. Pronti, ragazzi? Vai. Perfetto. Vai anche tu. Vai con la cascata. Finiamolo con Shibanyan! Furia zampettante! Ed è andati! Andati tutti quanti, grande! E abbiamo vinto anche questa. Cambiare gli yokai è molto importante, sì. Potrebbe fare la differenza. Però abbiamo degli yokai, insomma, niente male già all'inizio, eh. Ok, ho visto che si sta ricaricando di un livello la barra dell'energia. Sale di livello anche lo Yokai Watch, bene, bene. Praticamente l'energia ogni tot minuti si ricarica di uno. E se non vuoi aspettare, paga, paga. Io non vorrei pagare, proprio no. Ah, mi dà l'energia ogni volta che... Ah, ma aumenta l'energia anche del rango Watch. Quando aumenta il rango Watch aumenta anche... aumenta il rango, aumenta di potenza lo Yokai Watch, aumenta anche il rango. Aumenta l'energia che puoi portare e ti recuperi tutta quanta l'energia. Cerchiamo allora di completare tutto quanto il primo... la prima mappa. Perché posso fare altri 4 livelli se tutti quanti consumano solo 2 di energia. E speriamo che sia così. Speriamo davvero che sia così. Pronti, ragazzi? Fate del vostro meglio! Ok, nessuno è carico ancora. Shibanyan è pronto, vai. Lo uso subito. Vai, usiamoli di Energy Max finché ce l'abbiamo. Perfetto, andiamo agli altri boss. Altri boss, all'altro livello. Non è carico? Ora sì. Sono tosti, eh! Vabbè. Fa nulla se l'ho sprecato, non fa nulla davvero. Va bene lo stesso. Un altro Nervimacio? Ma vabbè. Dai che mi interessa più di tanto il nemico, eh. Qui Pulishido fa sempre l'Energy Max di purificazione? Mi sembra di sì. Vai Shibanyan, furia zampettante! Hanno un bel po' di vita i boss, vedo. Oh, proprio mentre stava facendo l'Energy Max. Buono! Molto buono! Perfetto, ragazzi, ottimo! Saliamo di livello a rotta di collo. Abbiamo un'esfera piccola. No, mini, non piccola, mini.
e Cicalama come alleato. Quindi adesso andiamo a casa, appunto, per vedere Cicalama e metterlo forse in squadra al posto di Pulishido, proprio senza meno. Vediamo, così possiamo cambiare. Ok, level up con queste qui, ovviamente. Sì, ok, scegliamo Kamikappa, proprio casuale, eh. Non posso neanche cavoli. Wow. E a livello 20 si fermano. Quindi a livello 20 dovrò usare qualcos'altro per farlo salire di livello. Medaglia, ok, scegliamo lui. Ah, mettendolo in combo posso... Ah! Ho capito, quindi sacrificando uno yokai possiamo far salire di livello un altro. Non è... No, sacrificandolo poi. Sì, sacrificandolo. Peccato, volevo davvero giocare con Cicalama. Questa cosa, sì, mi sembra che c'è anche in un altro gioco. Ah, in Pokémon... In Pokémon Quest, sì. Nekomata! Come lo prendo? Questa è la posta. Abbiamo un bel po' di roba. Nekomata. Posso riscattarlo? Ho preso Nekomata! Che bello! Rango B. Fino al 23 giugno dura? Wow! Già un CG lo sblocchiamo con Komajiro, vai! Ragazzi, alla grande! Diamanian! Ma qua prendiamo gli okai tutto spiano! Robonian! Vai, leo fuoco. Spero che l'open beta poi mi rimanga anche nel gioco, perché se no, ragazzi, che roba è? Cavoli, qua stiamo a prendere di tutto e di più. Poi nel gioco finale non ce l'abbiamo. Vai, un altro sigillo. Già posso intuire che andiamo a fare come yokai. Shogunian. Vai. Livello 4. Oh, però sempre 2 di energia usiamo. Buono così. E al posto di te mettiamo Nekomata. Nekomata lo mettiamo qui. Attacchiamo tutto spiano. E Robonian mi sa che è difensivo. Sì, infatti è difensivo. Gibanian è attaccante. Kamikappa attacca pure. Sinceramente non mi piace. Mettiamo Kamasan. Ma Leo Fuoco? Ah, eccolo. È di supporto Leo Fuoco. Vabbè, iniziamo con questi qua, va. Però non so se è solo perché era la open beta o demo, o come la vogliono chiamare. Ah, abbiamo lui, malandro. Però consumiamo solo 2 di energia per ogni lotta. Ah, questo sembra più forte degli altri, eh. O forse ce lo presentano così perché è un nuovo yokai. Ah, è uno di quelli che ha la pietra del male. Quindi lui è un boss forte. Direttamente qui li combattiamo? Va bene. Ma è debole. A parte che Nekomata sta menando come non ci fosse un domani, eh. Che succede? Che succede? Andato, bene. Ottimo, vai, Batoru. No, l'Energy Max di Nekomata voglio tenerlo. Voglio vedere che fa il boss. Ah no, aspetta, è stanco. Vai a recuperare un po' di PS, vai. Ti userò dopo. Lo metto un attimo contro il boss per vedere che tecnica usa. Vai, cominciamo. Ok, ovviamente la classica tecnica che usano i Nian.
Ah, sconfitto. Bene. Che bello, Nekomata, davvero bellino. Quindi ora recuperiamo un frammento della pietra malvagia. Ma ce l'ha lui? Dovrebbero essere gli yokai molto più forti. Forse lui è un servitore di quelli che hanno la pietra. Sì, anche perché qua non vedo... non vedo cose. Perfetto. Bene, bene, molto bello, molto bello. Carino come gioco. È il classico tocca e aspetta. Come li chiami questo genere di giochi? E a posto, facciamo anche questo qua, livello 5. Ci siamo. Fratosto! E va bene. Mi sa che sarà una bella sfida questa. Bello comunque, sa che qua ci fanno vedere come vengono evocati gli yokai. Davvero interessante la cosa. All'attacco, mie prodi! Che succede? Ah sì, ok. Ci fa l'introduzione, ci fa. Però io devo dire che Nekomata ci prende i danni, ma quando deve menare, mena. Invece ci bagna e non prende nessuno. Vai. Sì, però azzeccateci a chi dovete colpire, sia chiaro. Voglio provare una cosa ora. Se ho premesso il pulsante qua. Ok, no, forse è solo per il cambio. Vediamo un po'. Ah, ok, non è proprio preciso. Ci hanno fatto l'incanto per caso? Mi sembra che fosse, fosse l'incanto, forse. Vai. Perfetto, colpite i miei prodi. Ma sì, anche se sbagliate, tanto non fa nulla. Mamma mia! Ma scherziamo? Vai, seccatelo, ragazzi. Komasan! Danza delle fiamme! Grande! Abbiamo vinto anche questa! Oh 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 oh! Ok, sì, sto cercando di non leggere, perché tanto non ci capirei poco, ci capirei. E penso che siano solo discorsi, penso, discorsi tra di loro. Perché fai questo, perché non lo fai, diventa buono, passa dalla mia parte, lui no, io sono cattivo e devo fare il cattivo. Classici discorsi dei personaggi shonen. Oh, potenziamo ancora lo yokai watchi. Malandro? Ah, ma Chikalama ce l'abbiamo ancora? Ah no, perché Chikalama l'abbiamo solo per il medaglium l'abbiamo preso. Non ce lo siamo fatti... Non l'abbiamo ancora in squadra. Non ho registrato un outro, quindi ve lo faccio ora. Kuji, io spero che questa serie vi piaccia, perché io ho già registrato 2 episodi e mi sta piacendo parecchio, perché si sta rivelando una bella sorpresa, davvero gradita, e un gioco di Yokai Watch che, sì, alla fine sarà un po' ripetitivo, ma almeno mi sembra più coinvolgente di Puni Puni. Magari poi lo abbandonerò, però almeno mi sembra... almeno mi sta... piacendo personalmente molto più di Puni Puni, quindi penso che una bella serie sul canale ci sta tutta. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!